Diciamo come sono andate le cose, non è che è un buon risultato per noi, però anche contro Odisha abbiamo fatto capire che siamo una squadra forte e che abbiamo creato più noi che loro. È stato un episodio che ci ha fatto pesare un po'. Alla fine non possiamo pensare più alla Cremonese, dobbiamo guardare avanti, che mancano 5 finali. Le vostre certezze sono rimaste intatte, quelle che avete costruito finora e che vi hanno portato al vertice. Sì, perché eravamo messi bene anche contro 10, però in partita non si sa mai che succede, episodi, palli non entrano, falli di qua. Guardiamo avanti e pensiamo alla prossima. In che cosa sei migliorato con il tecnico Liverani? Prima di tutto mi sto trovando la mia forma, che mi serviva un po' di tempo, e ho migliorato le fasi di gioco, che ho più possibilità di verticalizzare la palla e ho più appoggi. Non ho solo una scelta, e lui ha un buon gioco che fa avere 2 o 3 situazioni di giocare. Hai ritrovato il calcio italiano, perché quando arrivassi dicesti Inghilterra è un calcio diverso, mi manca la tattica che c'è in Italia. No, no, non era quello, Ah, perché forse ho capito male io, quindi si è spiegato male te. forse ho spiegato male io, no, non è che mi è mancato quello lì, però dico che lui ha un diverso. Come ho visto anche prima, che quando stavo in Italia è diverso dagli altri allenatori. Un allenatore che ha le sue idee chiare fa capire subito che cosa deve fare. La Serie B che hai trovato era quella che ti aspettavi o diversa come gioco, come ambiente, come tutto? No, è quella che mi aspettavo. È sempre difficile, ovunque, che giocatore che deve giocare non pensa che sia facile di giocare in Serie B, perché è un campionato lungo, difficile, che devi perdere ovunque, puoi vincere ovunque. Tu da appena sei arrivato non è saltato una partita in sostanza, soltanto una volta poi sei entrato nel secondo tempo. Ecco, se erano dei dubbi sulla tua atletica, hai risposto veramente, hai sofferto questo. Sì, all'inizio non stavo benissimo, avevo detto devo trovare la continuità, la mia forma, e poi avevo un po' di carico sui miei polpacci, allora era giusto che devo riposare un po' per riprendermi bene. Si potrebbe dire tutto ok, ti manca il gol, l'ultimo gol, pare 2 anni fa, al Genoa, 3 anni fa mi pare al Genoa, no? Ultimo Sì, gol? o Genoa l'hai fatto in Italia. Non mi ricordo, anche Ma io. ti manca? Preferisco che vinca la squadra che faccio gol. Se venga la gol, ben venga, però a me mi basta che vinciamo e sono contentissimo. Senti, in questo momento si inizia anche a vedere anche le partite che hanno le altre squadre, perché il Mister ha detto che secondo lui la quota promozione diretta può essere 65. Tu pensi che questo risultato sia alla portata della squadra Io la vittoria? sono sincero, non faccio mai conti, non dico quanti punti servono. Io dico che dobbiamo vincere noi, e se noi vinciamo, alla fine vediamo che succede. Dobbiamo pensare partita ogni partita e andiamo a affrontare dopodomani una squadra difficile, servono i punti e noi dobbiamo pensare a vincere e poi vediamo le prossime. Ti è bastato questo periodo per capire se il progetto legge ti può interessare indipendentemente dalla Serie B o dalla Serie A? Perché quando sei arrivato hai detto qui vorrei rimanere e chiudere. Sì. No, Non ne fai una questione di categoria, anche se so che ci sono dei bonus, dei paletti, no, contrattuali, c'è cioè rinnovo,
Cioè ti sei trovato così bene da non porre condizioni di categoria? Io sono tornato che... Io quando sono tornato a Gambo dicono, ma come fai ad andare a Lecce? Tutti mi dicevano, no, perché fai a Lecce? Un anno fa giocavi Champions e adesso vai a Lecce. E ha detto, sei anche ridotto l'ingaggio. Io ho detto, non è solo quello che conta ragazzi, io mi sono sentito bene, mi hanno fatto sentire bene, giusto che sia che mancano cose per migliorare qua e dobbiamo fare tutto insieme. Ho detto, mi sto trovando bene. E allora per quelli che sono venuto qua e volevo vincere quello che avevo detto, e questo è il mio sogno, che voglio vincere. E per il futuro, voglio dire, Lecce è la tua prima meta, la tua prima meta. Questa lotta ormai è già col Palermo diretta praticamente, no? Io la vedo che è dura per tutti adesso, perché arriviamo alla fine e tutti incontriamo squadre che servono punti e ognuno può perdere, ognuno può vincere, come ho detto prima. Noi adesso abbiamo un punto da Palermo, però dobbiamo riposare, dobbiamo guardare anche Palermo cosa fa domenica o Benevento. Se tutto va bene noi riprendiamo i 4 punti di differenza. Poi vediamo che come vanno le altre partite. È quello che dobbiamo sapere. Però noi è inutile guardare le altre se non guardiamo noi stessi, che dobbiamo fare sempre il nostro di combattere e vincere le partite. Sabato l'ultima, che era l'ultima sino alla settimana scorsa, che tipo di partita ti aspetti? Quelle sono, vedi, quelle che ho detto prima, queste sono più difficili perché loro... Magari tanti pensano così, che è penultima, già retrocesso, o non lo so cosa pensano. Però su queste partite devi essere più forte mentalmente che a giocare, perché se entri con un atteggiamento così, già hai perso la partita. Noi dobbiamo cominciare come abbiamo cominciato tutte le partite, da quanto sono venuto io, sempre per vincere e non fermarsi.